Abbiamo una piscina o ex piscina, Gigi Turchio, così intitolata, comunale, che è stata utilissima per i tanti giovani atleti che hanno portato lustro alla città di Augusta nel campo del pallanuoto, anche della canoa. Abbiamo avuto anche campioni che sono laureati alle Olimpiadi, pensiamo ad esempio al nostro giovane atleta scaduto, anche abbiamo avuto suo figlio Mandragona e altri che, se non hanno avuto la corona olimpica, però hanno partecipato alle Olimpiadi. Infatti si chiamano atleti olimpici quelli che partecipano, olimpionici quelli che vincono, o almeno una medaglia di bronzo alle Olimpiadi. E allora questa piscina, ormai lo sappiamo, è inutilizzata e inutilizzabile, utilizzata soltanto da coloro che, i migranti, oppure i rom, i sinti, i senza tetto, riescono a trovare un minimo di ospitalità all'interno di quelli che erano una volta gli uffici della società che gestiva questa piscina. Io ricordo, lo dico con affetto e nostalgia, quando il presidente era Goliardo Suber, un amico caro, è stato un medico per tanti anni, lo ricordate, lo dico per questo, adesso non è più medico, nel senso che non esercita più la professione, convenzionato con la sanità regionale, quindi non gli faccio pubblicità, ma lo ricordo perché Goliardo Suber trasfondeva proprio la sua passione di atleta, una volta lo era anche egli, e anche Tore Albo, non dimentichiamoci un altro importante personaggio che ha dato tanto alla pallanuoto di Augusta, allenando i ragazzi, portandoli ad alti livelli. E non dimentichiamo anche Emanuele Tornabene, che ha vissuto per e con la piscina. Ecco, gente che ha lavorato per Augusta, ricordiamolo, quando è giusto. Adesso questa piscina dovrebbe essere buttata a terra. I commissari lo hanno promesso, hanno detto che deve essere buttata a terra, lo hanno detto già diversi mesi fa, li aspettiamo al varco. Noi non crediamo che ci vogliono né quattrini né tanto dispendio di energie per buttare a terra quella piscina. Buttare a terra la piscina, l'ex piscina Turchio, significherebbe ripristinare una possibilità di scorrimento veloce in quell'area lì, dove sono stati anche morti, perché quello dovrebbe essere un anello di collegamento proprio per collegare l'isola al centro urbano ormai in avanzata fase di espansione. Rassegna Megarese ti dà voce. Raccontaci la tua disavventura. Denunciare i disservizi pubblici è un nostro dovere. Puoi contattarci su Facebook, sulla pagina Rassegna Megarese o chiamando al numero 329 37 64 993.